dedicato quest'anno alla felicità. 10 giorni di appuntamenti. Donatella Anzorini. Parlare di felicità in questo periodo così delicato ha il sapore di una sfida. Ed ecco anche perché a quel Happy, che dà il titolo alla 13ª edizione di Ebraica Festival Internazionale di Cultura, è stato affiancato Hands, Mani, un gioco di parole come spunto per una riflessione sul significato contemporaneo di felicità, con le mani normalmente protagoniste forzatamente ferme in questo periodo di distanziamento anti-Covid. Felicità come spinta creativa rigeneratrice, secondo la visione ebraica, che coinvolgerà dal 7 al 16 settembre tutti i linguaggi della cultura, dal cinema al giornalismo, dalla letteratura alla scienza, dall'arte alla filosofia, fino alla musica e allo spettacolo. E sull'onda di questo spirito di ripartenza, il festival raddoppia la durata del suo cartellone. 10 giorni di appuntamenti, con una prima settimana in versione digitale sotto forma di incontri sui canali social e un finale dal 13 al 16 settembre rigorosamente live. Ci sono aggiunte anche delle presenze illustri che hanno ricevuto il nostro invito, raccolto la sfida, e quindi sarà con noi Simone Cristicchi, sarà con noi David Grossman, saranno con noi tantissimi altri che vorranno discutere, approfondire appunto in positivo la realtà del momento e concentrarsi insieme sul tema della felicità. Nella 3 giorni che si svolgerà in presenza e in sicurezza la notte della Kabbalah, domenica 13 settembre a partire dalle 21, il cuore di Roma si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto. Tra gli appuntamenti in programma anche le illustrazioni della street artist Pax Paloscia, proiettate sulle mura dei palazzi dell'antico quartiere, e una serie di visite guidate del Museo Ebraico, della Grande Sinagoga e della Casina dei Vallati Fondazione Museo della Shoah, con apertura straordinaria fino alle 23.